Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e diciamo che oggi ritorno nel ritorno, ovvero stamattina ho fatto un video, ma quel video che ho fatto stamattina a proposito del nuovo banner, a proposito del pull garantito che ho fatto, purtroppo era un video diciamo un po' fatto male, un po' con informazioni totalmente sbagliate, anche perché mi sono alzato dal letto, ho pullato senza vedere niente, cioè totalmente alla rinfusa, e quindi mi sono un attimo detto tra me e me che un video in cui dato una marea di informazioni senza senso, senza né capa né piedi, senza una logica reale, soprattutto confusionaria, ho preferito togliere di mezzo il video, anche perché visto ultimamente come è suscettibile la community, meglio prevenire che curare. Quindi siccome il video già di per sé non mi piaceva perché l'ho fatto realmente, cioè realmente mi sono messo davanti alla telecamera come appena ti alzi dal letto con due vestiti addosso, non era un bel video, realmente non era un bel video, e ho iniziato a sparare cos'è la rinfusa, quindi ho deciso di eliminarlo. Diciamo che per oggi ho rotto un attimo la regola del free to play, tra virgolette. Ora, oltre il bundle pull singolo, in cui non vi dirò cosa mi è uscito, perché secondo me uscirà a doppione, non vi dirò cosa mi è uscito, sono andato a fare, diciamo, tre multi, di cui tutte e tre sono state fuote. Ora, la maggior parte delle persone che sto vedendo pullare, se non nel primo pool, nel secondo pool prendono 1, 2, 3, 4 giocatori, io non sto prendendo assolutamente niente. Ora mi mancano 3 multi per finire praticamente il tutto e prenderne un altro garantito. Io ora, conscio del fatto che neanche stavolta prenderò nulla, assolutamente conscio del fatto che saranno 3 multi vuote, mi faccio quest'ultima cosa e finisco le ultime Dream Ball che ho. Quindi, conscio del fatto che non uscirà nulla, mi butto e chiudo il circolo. Quindi sono 3 multi summon e 5 singolette. Non, già vediamo da qua, la fortuna non c'è, cioè non si capisce come è possibile. Tutti stanno uscendo, tutti, ci sono persone che li hanno presi tutti. Io ne ho preso uno perché era garantito. Uno realmente perché era garantito, cioè niente, a me mi hanno odiato, mi hanno proprio ripudiato dalla faccia della terra. E ok, purtroppo sono cose che capitano, però ok, aspettiamo con calma, Ok, no! Ok, questa era i limiti dell'illegale, questa era proprio illegalità pura, questa era proprio illegale, proprio su tutta la fascia era illegale. Ultima ed ho finito il mio giro di boa, ho dato quello che dovevo dare. Ultima, non per importanza, ma ultima, ho finito tutto quello che dovevo fare. Ultima, ma come si... cioè io ne ho fatte 6, di cui me ne ho presa solo una con 3 SSR. Cioè io ho fatto... no, ne ho fatte 7. Cioè, ma è un obbrobio, cioè la mia fortuna oggi è un obbrobio, però ok, vabbè. Quindi chiudiamo questo circolo così, mancano 5 singolette crociate da Dio, non penso che in queste ultime 5 singolette possa accadere un miracolo divino, però uno ci prova, no? Ci proviamo, può essere che no,
Diciamo che questi rate da Dream Festival a questo giro a me non mi hanno preso proprio, si sono dimenticati. Si sono proprio dimenticati di me, cioè le persone li hanno presi tutti, io no. Io a questo turno sono stato diverso, a questo turno sono stato un bambino speciale. Però non fa niente, mi sono andati bene tanti banner, non è essenziale prenderli tutti, è essenziale averne due o tre. Va bene così, non mi voglio neanche arrabbiare più di tanto, va bene così. Invece per quanto riguarda la discussione che magari qualcuno dice, ora chi shoppa ne può prendere, ma che cazzo, c'era pure lo chance, ma dai, dice chi shoppa ne può prendere, ragazzi, sono giocatori mediocri, per cui non vale neanche la pena shoppare più di tanto, cioè possono, può incentivare il fatto che siano la leggenda, bla 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 bla, ma non è nulla per cui cambia l'account o cambia la vita. Non fatevi prendere troppo dal fatto che sta scritto esclusivo o che, come appunto i personaggi dell'anno scorso, non sono più ritornati. Saranno esclusivi, saranno tutto quello che volete, ma non sono assolutissimamente personaggi per cui ci dovete perdere la testa. Non ci spendete un fottio, non fatevi una volta il banner, non lo rifate perché non ne vale assolutissimamente la pena. Ho visto persone che comunque li hanno presi tutti nel giro di 2-3 multi, qualcosa molto semplice, però in linea generale non esagerate, sono personaggi carini, sono personaggi che per l'amor di Dio, se ci sono è meglio, come tutto del resto, più SSR una persona può avere, meglio è. Ma non sono, ma io ho sbagliato queste signorette che le ho fatte a fare, aspettavo quelle là da uno, ma infatti aspetto quelle da uno, che le faccio a fare? E se mi sono fatto trasportare dalla cosa. Vabbè, comunque, non sono assolutissimamente personaggi per cui vale la pena perderci la testa dietro, andate con calma e nel caso in cui fate tutto e non vi esce il giocatore che serve per la vostra rosa, ragionateci bene, ragionateci con calma e prendete quello giusto, perché in fin dei conti ognuno di noi ha una squadra, diciamo, cardine su cui punta, e alla fine in questo banner sono 6 personaggi, 2 per ogni colore, ma uno fuffa, uno realmente buono, uno realmente buono, uno fuffa, uno realmente buono. Quindi in linea generale non vi uccidete per questo banner, perché non ne vale assolutissimamente la pena. Per tutto il resto, raga, diciamo, lasciate andare, cioè ho letto tante di quelle discussioni shopping, non shopping, sono personaggi da mediocri, cioè sono buoni ma non sono perfetti, sono personaggi che li hai o non li hai non cambia la vita. Con questa risoluzione della webcam mi acchiappa, ok, ora già mi sento meglio, anche se sono forse un po' troppo gigante. In linea generale, comunque, come dicevo, non fatevi troppo prendere la testa. Cioè, se potessi tornare dietro con il senno di poi, non l'avrei proprio iniziato il banner. Una volta iniziato, purtroppo lo devi finire, ma con il senno di poi non l'avrei neanche lontanamente iniziato, l'avrei snobbato proprio in malo modo, l'avrei proprio snobbato. Però ormai è fatto, quel che è fatto è fatto, non si può tornare dietro. Detto questo, oltre le singolette non ci andrò oltre, anche perché oggi ho rotto la regola del free to play, è stata la prima sciuppata. Ho rotto la regola del free to play semplicemente perché mi ha inceppato sto banner di merda. Non per questo ho perso il controllo e sciopero assolutissimamente, no. È stata una cosa di una volta, succederà di nuovo in futuro, ma con calma. Molto rilassato, molto con calma. Per tutto il resto non perdete la calma, sono personaggi che sono carini ma non sono per forza perfetti. Per tutto il resto, per chi non ha visto il video, perché stamattina l'ho visto per 5 minuti e poi l'ho tolto, il personaggio che mi è uscito è praticamente lui. Purtroppo già dal cognome si doveva capire che mi sarebbe uscito. Però
va bene. In linea generale, comunque, non mi serve per questo account. Per sull'altro account sarebbe stata una manna dal cielo. Per questo account non è una manna dal cielo. Però è uscito. C'è, lo utilizzerò in qualche modo, anche perché giocando europeo misto tutto fa brodo, ogni cosa messa in mezzo tutto fa brodo. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, anche se cioè, ho fatto tre multi e in una sola multi mi è uscita praticamente, mi sono usciti tre SSR, quindi come se avessi fatto un SSR per multi. Però c'è anche da dire che praticamente stamattina sono andato proprio a vuoto, sono andato proprio a fum. Però ok, quindi in totale attualmente ne ho 3, di cui ne posso prendere praticamente tra due giorni, facendo quei pull da 1 ne posso prendere un altro. Sono stato sciocco prima a fare quei pull da 1, sono stato proprio scemo, non ci ho pensato, cioè sto banner mi ha un attimo inceppato. Che stavo dicendo? Sì, quindi finirò praticamente con 4 su 6 che... Non è male. Ho visto persone che hanno fatto molto di meglio, ma non è male. Assolutamente non è male. E assolutamente non è che mi servono tutti. Quindi posso tranquillamente vivere così senza problemi propri. Diciamo che le mie speranze vanno più su un Dream Collection, come un Cults Dream Collection. Quello cambierebbe proprio un po' tutto. Per quanto riguarda questo banner, è un banner carino. È un banner che può aiutare un account magari nuovo o che non prende personaggi da un po' di tempo ad avere delle buone riserve da mettere e rimettere, o dei personaggi che possono dare un aiuto, dei personaggi che possono dare dei bonus, perché il bonus più che altro, ma non sono assolutamente dei personaggi che o li hai o muori. Servono maggiormente soltanto per l'abilità di squadra, per la super solidarietà. Per tutto il resto li possiamo anche prendere e buttare a calci nel culo, cioè non sono tutto ben di Dio che si praticamente si blaterava, possono essere presi e lasciati andare. Questa è la mia idea, che magari sarà smentita, perché non è detto che la mia idea sia oro, anzi molte volte mi sbaglio perché parlo senza aver provato, ma non mi fanno impazzire, mi faceva impazzire di più Guti e Roberto Carlos e Morientes, che comunque reputo semi inutili, figuriamoci questi che reputo ancora più di quelli dell'anno scorso. Però diciamo che quelli dell'anno scorso hanno avuto un impatto un po' più, ecco, quelli ne erano 3, questi ne sono 6 e hanno avuto meno impatto, cioè proprio da vai. Comunque vi ringrazio per aver visto anche questo video, spero che almeno questa volta non abbia detto stupidaggini troppo grandi, anzi ho proprio evitato di dire qualsiasi cosa, ho solo dato dei miei consigli generali sul fatto che se lo potete skippare o al massimo se potete fare solo la singoletta, che anche comprandola costa 19 euro, quindi la singoletta, intendo la multisingola, 19 euro quanto sta attualmente, 19 una cosa del genere, comunque è un prezzo non esagerato, è un prezzo abbastanza contenuto, è un prezzo che si può fare se si può permettere di spendere soldi. Poi ognuno conosce le proprie tasche, ognuno conosce i propri problemi e ognuno sa la propria disponibilità monetaria, quindi non posso, diciamo, nessuno può sindacare l'altro, ognuno sa la situazione in cui si trova e ognuno sa cosa può fare e cosa non può fare. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, se ho fatto errori madornali fatemelo notare perché è probabile, diciamo che mi ha un attimo inceppato il fatto che vedevo tutti che pullavano e prendevano, io non ho preso niente, mi ha un attimo triggerato il cervello in malo modo, però ok, il Fabio Trigger dice sempre, però sono molto più calmo con questo account, proprio chill, relax. Per questo video è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto, vi ricordo sempre che in descrizione vi lascio le pagine di I Cavalieri dello Zodiaco, il nuovo gioco, e la pagina di Capitan Tsubasa Zero, che sto gestendo una vera merda, ma proprio una vera merda, cioè non sto trovando proprio il tempo per gestirla, ma ve la lascio comunque perché piano piano cresceremo, la gestirò meglio e da vai cacca. Per questo video è tutto, alla prossima!